Ciao ragazzi, di nuovo insieme. Oggi torno sull'argomento dei 10 bassisti che mi hanno influenzato maggiormente, in ordine casuale, sempre. Abbiamo parlato di Bernard Edwards nell'ultima puntata e James Jamerson nella prima. Oggi voglio fare un salto molto ampio e andare praticamente ai giorni d'oggi, negli anni 2000, qualcosa, quando scoprii, un didatta oggi. Cambio un po' anche, diciamo, genere, tra virgolette. Voglio parlare di un didatta, oltre che un bassista, un professionista, un musicista spaventoso, ma un didatta che ha fatto la storia negli ultimi 10 anni, che è Scott Devine. Molti di voi forse lo conosceranno già, io però li devo, nel senso che nel mio piccolo voglio farne un tributo così, perché c'è una storia un po' particolare dietro e ve la racconto in 30 secondi, anche se a me non piace mai parlare delle cose brutte che succedono nella vita. Farò un'eccezione per spiegarvi come ho scoperto questo personaggio incredibile e dopodiché poi come mi ha cambiato musicalmente, non solo. Allora, io, come qualcuno di voi sa già, da giovane facevo un altro lavoro, suonavo così per hobby, come tanti, studicchiavo, ma niente di che. Quando poi, circa 22-23 anni, ho avuto un incidente enorme e ho dovuto smettere di fare il mio vecchio lavoro, che era il meccanico, e tra l'altro avendo tra le tante anche tutti i polsi, radio, urna, eccetera, distrutti, mi dissero che anche il suonare era quasi impossibile che io ce la facessi a riprendere. Sono stato diversi anni praticamente, diciamo, non allettato, ma poco ci manca, e proprio in quegli anni la musica ovviamente per me non è mai, la passione per la musica non è mai passata, anzi è aumentata. E in quegli anni ho studiato tanta teoria, come avevo già detto, insomma, finché un giorno passa qualche anno, quindi ricomincio a suonicchiare, eccetera, eccetera, e cerco un insegnante. Cioè, cerco dei tutorial online, giro su YouTube, e in quel periodo io ho sofferto anche, tanto volevo farla breve, ma mi sto dilungando, scusate, ma chi non gli interessa giustamente, ma andava avanti, ho sofferto di, e soffro tuttora purtroppo, però è una cosa fortunatamente curabile. Praticamente dopo l'incidente, ogni tanto, in alcuni periodi, mi va via l'udito da un orecchio e insieme a questa cosa molto sgradevole mi viene dei suoni stranissimi in testa, terrificanti, detti acufeni o qualcosa del genere, che a me mi distruggono più dei dolori fisici. Questa cosa mi ha sempre proprio veramente distrutto. Proprio la prima volta che mi venne questa cosa qui, quindi, che poi si capì che era correlata all'incidente, mi mise le cuffie proprio per non sentire questi rumori. E quindi stavo navigando su YouTube per distrarmi il più possibile, finché non scrivo qualcosa riguardo al basso e mi compare l'anteprima di questo personaggio, e non so perché subito mi colpì. Sapete, quando capita, no? Diciamo, l'amore a prima vista, in senso ovviamente musicale. Clicco, mi si apre una lezione di questo tizio che parla un inglese bellissimo e capibile anche da chi come me non è molto pratico, e guardo questa lezione e rimango affascinato non solo dal modo di suonare, questo tizio con guanti, mi dicevo, che, ma anche dal modo di
spiegare le cose e io che appunto non so l'inglese capivo quello che diceva e mi trasmetteva veramente delle emozioni, tant'è che da una, guarda subito, ne aveva già fatte diverse, ma vi parlo del 2012 o giù di lì, quindi era lo Scott all'inizio, poi fortunatamente e giustamente è diventato clamoroso, ora c'è credo 1 milione di iscritti, ma no, non c'è persona più che abbia meritato di più di lui questa cosa, perché oltre ad essere appunto, come dicevo, un musicista, un bassista spaventoso, un didatta clamoroso, anche una persona molto molto gentile. Io poi col tempo mi iscrissi al suo canale e tutto, e ho avuto anche modo di farci lezioni private. Ha preso dei miei video di riferimento per fare delle dimostrazioni, insomma, agli iscritti. Quindi, la cosa buffa, la cosa che non smetterò mai di ringraziare, forse io non credo, non sono credente, però successe che dopo un paio d'ore che ero lì, la prima volta appunto che lo conobbi, mi tolsi le cuffie e i miei rumori erano spariti, come se, non lo so, un segno del destino. Comunque, fatto sta che mi tolsi le cuffie, stavo bene. Quindi doppiamente mi innamorai ancora di più di lui perché associai anche questa cosa qui. Da lì nacque una passione per questo personaggio incredibile. E partecipavo tutte le settimane alle sue, diciamo, riunioni online, ho fatto un sacco di cose con lui. Ultimamente l'ho un po' perso cioè, diciamo, l'ho seguito un po' meno perché sono un amante delle sue lezioni vecchio stile, dove erano un po' più improvvisate. Poi giustamente ha fatto benissimo, cioè non sono certo io a doverlo giudicare. Fatto bene, tutte le lezioni poi sono ampliate anche proprio come strumentazione, come montaggio, eccetera. Sono rimasto un po' legato alle prime, cioè le prime centinaio abbondanti di lezioni, dove magari gli telefonava la moglie durante la lezione, sì, sto facendo lezione, e continuava. Mi piacevano un po' più così, ma vi consiglio dal profondo del cuore di andare a visitare il suo canale perché veramente c'è lezioni di tutti gli argomenti, di tutti i livelli, di tutto. Quindi Scott Divine, ovviamente basta che scrivete il nome, vi compare il sito, YouTube, le lezioni gratis, i corsi, di tutto. Oggi voglio suonare poco, anche perché ho parlato un'ora. Non c'è bisogno che io sicuramente che io faccia dimostrazioni di come suona lui perché è talmente famoso e talmente forte che lo rovinerei. Comunque vi dico quale, secondo me fare una classifica anche qui è impossibile perché ce ne sono talmente tante, ma una delle mie lezioni preferite è che mi hanno cambiato proprio il modo di quando iniziavo con l'improvvisazione, il modo di pensare, è la numero 81, vi metto il link, quando Scott parla appunto di diciamo qualche alternativa nell'improvvisazione per non partire sempre dalla tonica. Prende di riferimento una cadenza che appunto, mi è poi tornato utile in tantissimi generi musicali, un 2-5-1 maggiore di Do, quindi Re minore settima, Sol settima, Do maggior 7, due battute. E su questa cadenza, su una base sua, che ho ancora, quindi la riutilizzo, tanto Scott non me ne vorrà sicuramente, fa vedere come creare delle linee, qui siamo in un contesto pop, diciamo. Delle linee, prima partendo appunto dalla tonica di ogni accordo, quindi da Re sul Re minore, Sol sul Sol settima e Do sul Do maggior 7.
poi dopo fa vedere e fa sentire soprattutto come può cambiare una frase partendo ad esempio dalla quinta di ogni accordo. Quindi sul re minore la, il re sul sol, quinta, e il sol sul do major 7, ancora la quinta. La base si suona un pochino, poi ci vediamo al prossimo video, perché tanto, ripeto, basta che cercate Scott, se mai vedrà questo video io non solo lo ringrazio, ma gli devo fare veramente dei complimenti assurdi, perché si è creato con, credo, un impegno spaventoso, la fama che si meritava. Quindi grazie Scott, e metto la base e suoniamo qualcosa nel suo stile. Do maggiore, re minore, sol, do, quinta. Thank you.